Gianluca Vacchi lascia l'azienda di famiglia IMA e si porta a casa più di 700 milioni di euro di liquidazione. Questo è il valore della quota che aveva nella società di packaging appartenente da più di 60 anni alla sua famiglia. Una quota del 13,2% della società. E stando a quanto ha dichiarato al Resto del Carlino, Vacchi si dedicherà alla sua vita da imprenditore e influencer. Ma per adesso si è ritirato nella sua residenza di Castenaso. In più, per la società di famiglia, dice: vedo un futuro di forte crescita. L'IMA, che è guidata dal cugino Alberto Vacchi, è ormai una multinazionale con stabilimenti sparsi in tutto il mondo. Dopo l'ingresso del gruppo della banca d'affari preferita da Warren Buffett, che ha rilevato il 45% del gruppo IMA, la società vuole anche quotarsi a Wall Street. Una cosa interessante è che la società emiliana è stata quotata alla borsa di Milano dal 95 al 2021 e ora sembra aver quindi preso un'altra strada che la porterà nel tempio della finanza mondiale. Ma adesso, voi, che cosa ci fareste con una liquidazione di 700 milioni di euro?